Pronto? Siamo i carabinieri, 112. Sì. Senti, io ho preso una telefonata adesso da un signore. Sì. Di un certo Marcello Quintino, Marcello è il cognome. Sì. Questo qua mi ha detto che un fuoco di sua conoscenza che sta all'hotel Rigopiano. Ma l'hotel Rigopiano è già stato fatto stamattina? Che cosa è stato fatto? C'erano dei problemi, sono stati raggiunti. Perché lui mi ha detto che è crollato l'hotel Rigopiano. Sì, ma stamattina. Il suo deficiente mi ha fatto spaventare, mi ha detto guardi, mi ha detto che è crollato l'hotel Rigopiano, che ci sono delle persone dentro. Ma no, l'intervento sull'hotel Rigopiano l'hanno fatto stamattina. Va bene, allora io poi gli ho passato anche i carabinieri di penne, no? Però prima di passargli penne io gli ho chiesto ma qual è il problema, e lui mi ha detto guardi, un certo Gian Pietro Parete, che dovrebbe stare lassù, mi ha mandato un messaggio su WhatsApp dicendo che era crollato l'hotel Rigopiano, c'erano delle persone sotto. E io gli ho detto mi sembra strano perché... Ma no, aspetti un attimo, scusa, l'hotel Rigopiano è stato fatto stamattina l'intervento, no? Hanno telefonato ai carabinieri. Allora, ecco, no, l'importante è, va bene, provarsi che questo sia un po' indietro con l'orario. Aspetta, che dici? Allora, cioè, è i carabinieri che gli ha telefonato uno dicendo è crollato l'hotel Rigopiano con dentro la gente. Ma, no, ma non è vero. Se una telefonata di verifica all'hotel Rigopiano, non rispondo. Incontrata i psicologi. Aspetta. Allora. Ah, addirittura uscito fuori che era uno scherzo. Lui dice che ha ricevuto da questo Gian Piero Parete, e io mi sono fatto lasciare. Gian Piero Parete? Guarda. E dice che siccome ci sono problemi con le linee telefoniche. Scusa, contattate là. No, io credo che sia tutta una montagna. Io adesso non ho chiamato ancora nessuno perché qui dalla sala operativa avevano detto questo, poi non hanno ricevuto nessuna telefonata, comunque si sono attivati dunque, dice che non c'è niente di dunque io ho sia il recapito di Marcello Quintino che mi ha filmato questa cosa e mi sono fatto lasciare anche. Lui ha ricevuto un WhatsApp e mi ha detto mi dai il numero del WhatsApp che lui ha scritto questa cosa. Sì. Adesso lo chiamo e farò un'altra verifica. La richiamo se sono qua. Ok, tanto siamo qua. Ok.